Passiamo alle successive interpellanze. Lavori di impermeabilizzazione lastrico solare scuola dell'infanzia Collodi. Questa interpellanza presentata dal consigliere Milizio, devo chiedere il rinvio al prossimo consiglio a causa dell'assenza, come è stato letto prima, per motivi personali dell'assessore ai lavori pubblici Anna Maria Latrofa. Naturalmente lo stesso discorso varrà per la successiva interpellanza, quella che riguarda la deliberazione numero 1 del commissario ad acta. Mi spiace questo inconveniente. Prego, sindaco. Allora, no, in realtà rispetto alle interpellanze presentate nel tema dei lavori pubblici urbanistica, le questioni diciamo che ho toccato più facilmente con mano, a quelle posso rispondere anche io ad impronta, in modo particolare sul discorso del lastrico solare della Collodi sono nelle condizioni di poter rispondere, e anche a quella che ha presentato il consigliere Palmieri per quanto riguarda l'infiltrazione della scuola Dante Alighieri. Su queste due, siccome sono passate dalle mani mie, per rispetto dei consiglieri posso rispondere tranquillamente, agli altri dobbiamo attendere l'assessore della Trofa. Va bene, allora considerando la disponibilità del sindaco, prego consigliere Milizio, faccia l'interpellanza e a questo punto sarebbe utile accorparla con quella fatta dal consigliere Palmieri, visto che chiedete le stesse cose, se siete d'accordo. Grazie, prego. Sì, grazie Presidente. Mi permetto solo una cosa. L'ultima interpellanza, diciamo che al di là della presenza o meno dell'assessore Latrofa, penso che sia quella meno tecnica, nel senso che nessuno vuole entrare nel merito della deliberazione dal punto di vista tecnico, ma è una questione attinente, diciamo, di carattere generale. Ecco, a seguito di questa deliberazione io volevo fare delle riflessioni e portarle al Consiglio, poi eventualmente il Sindaco mi vorrà rispondere o meno, insomma, lo valuterà. Però ecco, l'ultima interpellanza non ha nulla di tecnico, ma è diciamo più di carattere politico e sugli equilibri economico-finanziari del nostro ente. Consigliere, intanto proceda con quella della Collodi, e poi le darò sicuramente la parola per la successiva e avrà le risposte che siamo in grado di darle alla maggioranza. Grazie Presidente. In relazione alla Collodi c'è questa questione del solaio della Collodi che ha diciamo poco più di un anno dalla sua apertura, pare già presenti delle, diciamo, delle anomalie. Ora, altri consiglieri hanno presentato in precedenza delle interpellanze, siccome non ho, so che non è stata data risposta, o non so se è stata data, io non ne ho contezza, volevo capire l'aspetto principale, cioè questi lavori di impermeabilizzazione del solaio erano contemplati o non erano contemplati nel bando che si era aggiudicata la ditta che ha eseguito i lavori. Inoltre, erano contemplati? Sì. Sono stati pagati o non stati, cioè sono stati realizzati o non sono stati realizzati? Se non sono stati realizzati, perché? E se sono stati pagati o meno? Perché faccio queste domande che appaiono semplici? Perché nel momento in cui c'è un problema sul lastrico e va ripristinato, vanno rifatti i lavori, bisogna comprendere se sono delle manutenzioni o dei ripristini che deve fare la ditta che ha già eseguito i lavori a carico suo, o se sono delle soluzioni che dobbiamo adottare noi come ente, diciamo risolvendo e ripagando, o meglio pagando di sana pianta un lavoro che non è stato fatto. Questo è il punto essenziale. Grazie. Se il consigliere Palmieri ritiene di integrare, può farlo e poi vedremo il sindaco se è in grado di darle una risposta a tutte e due. Sì, grazie Presidente. Io in realtà questa interpellanza l'avevo fatta a risposta scritta perché non sapevo, insomma, che
poi nel giro di una ventina di giorni dovesse essere convocato nuovamente il Consiglio Comunale, però mi sento di dover dire che abbiamo l'esigenza di avere questo chiarimento da parte dell'amministrazione. Vabbè, sta il sindaco oggi, eventualmente risponde lui, visto che l'assessore tra l'altro aveva sostenuto che durante il Consiglio del 27 novembre, quando approvammo, se non ricordo male, l'assestamento di bilancio, che bisognava procedere nuovamente ad effettuare dei lavori di dovevamo procedere all'impermeabilizzazione del solaio della scuola Collodi, non oggetto di intervento dell'ultimo ampliamento. Questo insomma era quello che direttamente in aula l'assessore e il vice sindaco aveva riferito. Verificato poi che c'è stata una determina, la 455 del 29/12/2020, avente per oggetto l'affidamento alla società che doveva effettuare i lavori di impermeabilizzazione della copertura della parte vecchia, corpo C, quindi specificava il corpo C come il luogo dove dovesse realizzarsi l'intervento sulla copertura appunto dell'edificio scolastico della Collodi, per un importo di 19.520 euro, IVA compresa. Considerato poi che in realtà, facendo una verifica su una determina del 14/10/2019, la 373, che aveva ad oggetto la ristrutturazione ed ampliamento della scuola dell'infanzia Collodi, ed era una liquidazione dello stato di avanzamento lavori, numero 6, veniva riconosciuta alla società che appunto aveva gestito i lavori di ristrutturazione, libretto delle misure numero 7 e controfirmato tra l'altro anche dal responsabile del procedimento, l'architetto Palazzo, la fornitura e posa in opera di protezione delle stratificazioni o manti impermeabili a perfetta regola d'arte, dice il libretto delle misure, del blocco C, lastrico solare per metri quadri 475. E a luce appunto di quelle dichiarazioni che aveva fatto l'assessore, vista anche la determina di affidamento menzionata e anche quella determina di avanzamento, di liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori su opere aggiuntive rispetto a quelle iniziali messe ad appalto, diciamo, proprio perché c'era stata da parte dell'amministrazione con un voto qui in Consiglio anche dell'integrazione di ulteriori somme per lavori di tipo architettonico che comprendevano anche questo, perché l'impermeabilizzazione era compreso fra questi, di 150.000 euro se non ricordo male. Comunque volevo capire se e quali ragioni hanno determinato un nuovo intervento sul corpo C essenzialmente, che è quello appunto a cui fa riferimento la determina. Sì, io vi posso riferire quanto è a mia conoscenza, poi magari su alcuni aspetti più precisi e puntuali chiediamo di chiarimento all'assessore La Trofa. Allora, voglio fare una premessa: siccome su questa vicenda si è creato un battage pubblicitario, piove nella Collodi dopo pochi mesi e allagata, vi posso garantire che così non è. È frutto della fantasia di qualcuno, non dei consiglieri comunali, che non hanno detto nulla di tutto questo, a dire la verità. In realtà così è accaduto che rispetto al progetto finanziato, come diceva giustamente il consigliere Palmieri, questo tipo di intervento non era previsto e non rientrava, diciamo, all'interno del progetto approvato dalla Regione Puglia. In occasione dell'assestamento di bilancio, mi ricordo che l'assessore La Trofa mi rappresentava l'esigenza di investire una somma modesta di denaro, intorno ai 19.000 euro, che servivano per l'impermeabilizzazione del lastrico solare in riferimento al corpo C. Effettivamente ho questo ricordo nitido. Cioè, rispetto, diciamo, non è aperto da un anno la Collodi. La Collodi in realtà l'abbiamo inaugurata quest'anno a settembre. Eravamo consapevoli del fatto che c'era il problema che in quella zona mancava la copertura e che alla prima occasione utile avremmo investito delle somme per poter porre rimedio alla questione. Quindi, diciamo, rispetto invece alla questione che ha sollevato il consigliere Palmieri,
quella della determine di liquidazione di alcuni lavori del 2019 e in tutta onestà in questo momento, non avendola vista prima, non sono in grado di dire si riferisce a quella cosa, si riferisce ad un'altra cosa. Il dato certo è che quei soldi non quell'intervento non entrava nel finanziamento e che noi come comune siamo intervenuti per poter intervenire ed evitare l'infiltrazione di acqua, che per fortuna non ci sono state. Ricordo ad un sopralluogo recentissimo che sono andato, che in un punto c'era, ma che devo dire, 30-40 centimetri di proprio una striscetta di umidità che mi diceva sia il tecnico sia l'assessore La Trofa, che era una cosa assolutamente tranquilla, cioè non era un problema. Che comunque l'intervento andava fatto per evitare in futuro dell'infiltrazione. Poi, consigliere Palmieri, chiederemo all'assessore La Trofa di chiarire meglio l'aspetto di quella determina sulla quale in tutta onestà non le so dare una risposta. Possiamo andare avanti o c'è una replica? Brevissimamente, ho detto, quindi voglio dire, in assenza dell'assessore, insomma, chiediamo di fare un riscontro preciso relativamente a quello che è indicato nell'interpellanza, cioè lavori di progetto, lavori da eseguire, lavori eseguiti, pagati, eventualmente se ci sono delle qualcosa in più da fare rispetto a quello che non è stato già fatto. Grazie. Bene. La numero 3, l'interpellanza numero 3 del consigliere Milizio. Presidente, se posso replicare un minuto. Prego. Sì, grazie Presidente. Diciamo che attendo a questo punto la risposta scritta, visto che non so quando faremo il prossimo Consiglio Comunale, anche perché insomma è di 20 giorni che ho fatto questa richiesta, anche per comprendere meglio effettivamente, perché come dicevo prima, dalle analisi che ho verificato e che ho qui, tra l'altro, risulta che appunto a ottobre 2019 c'è una relazione tecnica da parte del responsabile del RUP dei lavori che dichiara che tutta la scuola, tutti i vari corpi A, B, C, E sono stati impermeabilizzati. Quindi non mi spiego il motivo perché adesso c'è un'infiltrazione, soprattutto se c'è dobbiamo comprendere le ragioni per cui si fa una nuova determina di affidamento alla stessa ditta per rifare i lavori. Dobbiamo comprendere fino in fondo, cioè abbiamo il diritto credo di comprendere fino in fondo cosa sia successo, indipendentemente da quanto è grande l'infiltrazione di acqua, sindaco, perché in ogni caso c'è una somma. E lei ha detto che c'erano 40 centimetri a terra di acqua, questo qua. Dove? Ah, ho capito, c'era una. Ho capito, anche perché siccome credo che questa cosa sia stata segnalata, come abbiamo verificato al protocollo, anche da parte del dirigente della cosa. Quindi abbiamo l'esigenza di capirlo, capiremo. Ho capito, sì sindaco, ma se, ripeto, la determina del funzionario RUP dice che è stato effettuato un pagamento di somme che riguardano tutto il tetto, i vari corpi, e li ho denominati e individuati anche, in cui dice che sono stati fatti tutti gli interventi a regola d'arte e sono stati effettuati i pagamenti perché risulta appunto la liquidazione. Poi sullo stesso corpo individuato dalla nuova determina C, dal corpo C, c'è l'infiltrazione, quindi significa che non è su un altro luogo, è sullo stesso luogo che stiamo facendo un nuovo intervento. Capiremo dalla risposta scritta dell'assessore le ragioni di questa cosa e soprattutto chi deve pagare questi interventi. Mi sembra anche logico, no? Bene, consigliere Mirizio.